Ciao a tutti. Allora, no, rido perché mi sono scapicollata stamattina per fare tutto. Ho buttato le bambine al nido nel vero senso della parola, infatti erano le prime bambine della giornata. Non avevano ancora preparato i giochi, vabbè, erano comunque le 8:30. Poi sono corsa a fare la spesa, ci ho messo un quarto d'ora, sapevo dove andare, però sapevo i vari posti del supermercato, ormai li so a memoria. Ho portato la spesa a casa, ho messo freezer, frigorifero, cose varie e sono corsa dalla nutrizionista per la visita settimanale. Allora, come andate? È andata benissimo, sono veramente contenta e penso che si veda. In questa settimana di semiproteica, quindi semiproteica significa che comunque io la frutta e verdura la mangio e mangio i carboidrati a colazione. Ho perso 2 kg e quindi mi ha applaudito, ecco, io ho detto se vuoi puoi applaudire, lei mi ha applaudito. Sono molto contenta, mi ha anche misurato la circonferenza vita, non è cambiata, ma ho perso anche 1,5 cm ai fianchi in una settimana e io sono, non ho parole, davvero non ho parole, sono troppo troppo contenta. Quindi vediamo adesso se riesco a fare un'altra settimana di semiproteica. Devo dire che pensavo peggio questa volta, ma non per lo smacco della pesata precedente, ma più per non lo so, non lo so. Avevo voglia di farla, l'ho fatta e mi sento meglio perché a me la mancanza di carboidrati, la mancanza di cose lievitate mi fa sentire un'energia addosso e pensate che io mi sveglio le 6 meno un quarto, le 6:30 di mattina. Sono comunque energica nonostante magari ho dormito 4 ore perché le bambine si sono svegliate 3 volte, però insomma, quindi mi piace questo stile di vita, mi manca il pane, la pasta non tanto, però mi manca il pane, che poi è quello che mi fa peggio perché la pasta non mi gonfia nello stesso modo. Quindi stasera la pizza non me la toglie nessuno comunque, perché comunque c'è anche nella dieta, anche nella semiproteica il sabato sera c'è la pizza. Le ho chiesto se potevo fare questo genere di colazione, cambiare e magari prendere una banana tagliata a fettine con uno yogurt magro 01, però il magro quello bianco, e un cucchiaino di miele. Lei ha detto, sai, per il miele ha storto un po' la faccia, però dice, non prendi altri tipi di zuccheri, tra virgolette, durante la giornata, quindi diciamo che il cucchiaino di miele ci può stare. Le ho chiesto per gli integratori, perché vi avevo detto che volevo prendere qualche cosa per la pelle non, dopo il mio 25esimo compleanno. Avevo trovato ieri in farmacia un integratore che si chiama Lievitovit, una cosa del genere, ed è un integratore doppio per pelle e capelli che ha vitamine, aminoacidi e lievito. Allora, lei ha detto, Vale, non lo so perché sicuramente il lievito è sintetizzato, però non vorrei che ti gonfiasse. E dopo aver visto questi risultati ho detto no, 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 preferisco essere gonfia di cavolfiore come mi è successo ieri, perché poi ieri sera, per chi mi segue su Facebook, ieri sera avevo postato uno stato delirante per cui io non mi sa non ci uno, non ci si pesa di sera, due, non ci si pesa vestiti di pile, tre, non ci si pensa dopo aver mangiato un cavolfiore intero, anche se sono passate 4 ore. Perché infatti la bilancia portava che avevo perso soltanto 400 grammi e quindi ero andata in panico. E invece stamattina io mi sono pesata sulla mia bilancia, ma non ci volevo credere a questi 2 kg, perché devo dire che si trovano le due bilance, anche se quella della nutrizionista è quella con i pesi, proprio quella precisa, non elettronica. Quindi contenta di questa settimana molto, sono veramente contenta, ringrazio anche mio marito che sta con le bambine il tempo che io riesco a fare la cicletta, ecco.
Ecco, ora andrei a dormire. E quindi continuiamo così. Allora, voi come andate? Voglio tutti gli aggiornamenti qui sotto. Io saluto naturalmente Paola, Eleonora, Anna, tutte quelle che stanno facendo la dieta insieme a me. Ragazze, ce la dobbiamo fare? No, non ce la dobbiamo. Noi ce la stiamo facendo, è diverso. Noi ce la stiamo facendo. Sì, lo so, sono un po' isterica. Vi volevo dire un'altra cosa. Molto spesso mi arriva, questa è una comunicazione di servizio, molto spesso mi arrivano dei messaggi di ragazze che non riescono a iscriversi alla mia pagina Facebook perché ho superato i 5.000 amici. Io ho anche una pagina pubblica, l'ho scritto anche insomma, la prima pagina di YouTube dove ci sono tutte le mie informazioni. Comunque, la pagina mi dovete cercare come Vaxl Makeup tutto attaccato Channel e mi trovate. Lì c'è la pagina pubblica, quindi non ci sono problemi di numero di iscritti. Detto questo, adesso vado a mettere un po' in ordine la spesa. Tra un paio d'ore vado a prendere le bambine. E oggi sarà un bellissimo sabato. Lo è. Mi vorrei fare un impacco sui capelli perché sembra uno spaventapasseri, ma fuori piove. Quindi, insomma, vedremo, vedremo. Altro da dire, altro da aggiungere? Ah, mi chiedete spesso anche per video di ricette dietetiche. Allora, io ci voglio provare, ragazze, e volevo fare anche il video su una giornata a dieta con me. Ma cucino di fretta e furia quando le bambine si sono addormentate, questo succede a pranzo, e di sera mentre le bambine giocano e frignano. Quindi devo riuscire a trovare il modo. Una giornata a dieta per me, con me, avevo pensato di farla, ci ho provato 3-4 giorni, ma prima le bambine si svegliavano sempre dopo di me, una mezz'oretta dopo. Io avevo il tempo di fare colazione. Adesso sono loro che mi svegliano. Stamattina, ad esempio, erano. No, stamattina erano le 7 meno 10, devo dire la verità. Cioè, mi è andata bene. E quindi, insomma, tenterò, proverò. Quindi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!